Salve a tutti, ben ritornati qui, siamo su The Planet Crafter. E allora, ben ritornati anche alla webcam e ben ritornati al mio computer, che ha fatto bravo, ha funzionato subito. E l'ultima volta eravamo con i pesciolini, avevamo messo. Vediamo un pochettino. Allora, dove siamo? Qui. Biomassa animale, ecco qua. 8 kg, 9 kg. Per sbloccare le uova di pesciolani ci mancano 50 kg, va bene, perfetto. Io quello che voglio allora a questo punto è questo qua, 122 ppm di ossigeno per sbloccare questo qua. E dobbiamo assolutamente andare a moltiplicare l'ossigeno. Ossigenetto che sta di qua. E comunque, ah ragazzi, comunque anche se ho il mio computer Ryzen 5 RTX 3070 e 16 GB di RAM, comunque lagga, quindi non è un problema del portatile, ma è un problema di ottimizzazione del gioco, degli spazi, non lo so. Comunque, saliamo qui, andiamo a prendere il razzetto per moltiplicare l'ossigenetto. Moltiplicare l'ossigeno 1000 per ok. Allora, 2, 4, 6, 8 superleghe, 4 di mutageno, 4 di batteri e 4 di curtage. Va bene. Oh, ragazzi, siamo ritornati. Che cos'è? Lava rara, prende e porta a casa. Siamo ritornati in pieno regime. Ah, ovviamente questa settimana sarà l'ultimo di Farming Simulator 22, perché poi la prossima uscirà ovviamente Farming Simulator 25. E quindi niente, dobbiamo trovare un modo per andarcene in Farming Simulator 25. Io ovviamente già ho trovato il modo per farlo. Allora, batteri 1, 2, 3 e 4. Allora, mangiamo, perché dobbiamo mangiare. Allora, vado a posare la larva rara. Perfetto. Qua si può fare altro? Allora. Ah, vero, dobbiamo fare questo. Ce la possiamo fare? Io penso di sì. Larva rara, mutageno G2 e fertilizzante. Allora, ne facciamo. Aspetta, però io vado a vedere un attimo una cosa. Devo andare a controllare se abbiamo messo tutte le farfalle. Messo, allora qui ce ne sono due, qua ce n'è una sola? Sì, ah, ce ne sono due, e di qua 1004. Ok, perfetto, no, ci sta. Qua, allora. Abbiamo aumentato un pochettino? Sì, ma non molto, però non molto. Questo è il circuito stampabile. Ah, sì, ok, ah, 160, va bene. Qua abbiamo fatto tutto. Vabbè, qui infatti il calore e la pressione non ho messo più di tanto. Allora andiamo a prendere il quarzo. Dai, allora, a questo punto. Anzi, facciamo una bella scorta di cibo, che non abbiamo, perché sono cretino. Andiamo a prendere un po' di vettovaglie. Allora, miele sta qua. 1, 2 e 3. Sì, 3, dai. 3 fagioli, 1, 2, 3. Andiamo di qua. No, dobbiamo andare di qua. Cibo, nutriente. Perfetto così. Ah, mi devo togliere il razzetto. Vabbè, facciamo così. Vabbè. Vado a togliermi un attimo il progettino del razzo. Ok, ragazzi, stiamo andando a prendere appunto il quarzo. Quarzo pulsar, e vediamo un po' di prenderci anche gli altri quarzi. A questo punto credo che di quarzo pulsar non ce ne dovrebbe essere chissà quanto, però sapete com'è, non si può mai sapere. Ma noi già abbiamo aperto le stanze in quella astronave, sapete, non mi ricordo, mi sembra di no, però mi sembra che a Vulcano ci siamo andati, la parte lavica, mentre qua ancora no, se non vado errato.
Mappate come lagga qua, ma che... Ok, ah, eccoci qua. La parte quarzosa. Ma la parte quarzosa, è rimasto qualche quarzo qua? O mi sono fregato tutto? Ma mi sa che sono fregato tutto di qua, eh? Mi sa che sì, però. Di quarzo pulsa mi sa che non ne abbiamo più. Ai 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 ai. E vabbè, che cosa vogliamo fare? Vabbè, andiamo a prendere gli altri quarzi allora, che sono rimasti. Non mi ricordo se ho trovato anche un'altra caverna di pulsar. Mi sembra di no però, eh. Mi sembra no. Qua abbiamo visto, sì. Allora, andiamo di qua, andiamo a vedere. Ah, ok. Vedi, qua ce n'è un'altra. Perfetto. Ovviamente ci sono alcuni quarzi che non si possono prendere. Questi sono quelli là che mi interessano di più. Allora, ok, qua abbiamo preso. Quanto spazio abbiamo? Un altro po' lo possiamo prendere, dai. Forse questo qui. Ok, Blazar dovrebbe essere, giusto? Sì. Il Blazello. Il Blazello. Niente più? No, mi sembra di no. Ok. Di qua si esce, si va di qua. Vediamo un po' in quella cassa che cosa c'è. Ah, visto che cosa c'era. Mente male. Allora, questo qui lo lascio, perché sì. Questo qui lo prendo. Di motori ne abbiamo a sufficienza. Lo zolfo rimane qui. Mi piglio questo. Vabbè ragazzi, ritiriamoci, perché qua abbiamo visto tutto, dai. Ah ragazzi, noi abbiamo anche un'altra nave mercantile da vedere. Eccolo qui. Le uova di pesce Ulani, che magari andiamo a fare anche, così riempiamo anche l'altro acquario. Allora, oggi abbiamo un bel po' di cose da fare, sinceramente. Ce li facciamo tutti adesso? Ma sì, andiamo a controllare questa questo relitto che non abbiamo... Che io non penso assolutamente di aver aperto tutte le porte, tramite ovviamente la cella energetica. Poi andiamo a vedere anche il mercantile, e lì c'è anche altra roba da vedere. Ok, così. Allora, ci andiamo un attimo a svuotare. Vado a posare in modo razzo. Attenzione. Aia. È una bomba. Eh sì, dovrebbe essere osmio e qualche altra cosa. Osmio e zuffo sono quattro. Mamma mia, che metallico. Allora, con l'audio del portatile non è che si percepiva così tanto il sound del rover, ma adesso fa paura però. Madonna, fa paura. Allora, mi devo ricordare che le bombe non si pigliano col tasto destro, eh. Giusto? Yuhu. Scendi da qui, vai di qua. Perfetto. Visto che tu sei anche anfibio, no? Potevo anche andarmene sott'acqua e evitare tutto sto gran casino. Però, sapete com'è? Perché prendere scorciatoie quando ci possiamo complicare la vita? Ciao, farfallozze.
Sì, ma questo è quello lì che si va avanti e indietro, giusto? Sì, mi sembra di sì, però. No, no, ci siamo stati qua, dai. Sì, abbiamo già aperto le porte qua. Ovviamente non tutto, perché alcune non si aprono. Però vediamo un attimino, perché dov'è il cellulone? Vi basta vedere una cosa. Sì, vabbè, già abbiamo fatto, dai. Allora, con il rover, allora, a questo punto dobbiamo andare da tutta un'altra parte, allora. Credo allora che sia di qua. Sì, è di qua, dai. Mi sono un po' perso, ragazzi, scusatemi. Penso di aver ritrovato la retta via. Esatto, vedi? È di qua. Questa è una parte che noi non siamo mai venuti. Se non fare il radio, però qua dentro c'è qualcosa, sì. Vedi? Questo che quant'è? 300% te lo puoi tenere. Ah, ok. Cibo. Metti in corpo. Allora, mettiamo a posto queste cose qua che non ci servono assolutamente adesso. Ce la facciamo di qua? No. Quindi dobbiamo prenderla alla larga. Oppure, così. Ok, così. E qua c'è il mercantile. Perfetto. Andiamo a vedere in quella cassa che cosa c'è. Gli utili di più c'è. Ok. Andiamo a aprire anche in quella. Si era ingolfato il jetpack. Ok, e olè. Scusami, Ah, posso. Vediamo un po' se qua sopra c'è qualche altra cosa. Ma non penso assolutamente. Magari qualche chest dorata? No, mi sembra di no. Andiamo a vedere anche qua. Magari c'è una scosta. Sì, non ti preoccupare. Ed entriamo le intercapetine. Ok, non ci sta niente qua. No. Allora, vediamo di qua. Qua sicuramente c'è qualcosa. Ok. C'è effettivamente qualcosuccia. Questi qua li rimaniamo. Perfetto. Ah, qua c'è qualcosa. Pablo e Tubio. Vabbè, pigliamo uno e uno, dai. Oh, olè. Allora, un po' di cose le prendiamo. Sopra non si può andare, se non vado errato. Quasi, però. Infatti, dico chip. Cipino. 100 sterline. E questo stiamo a posto così. E quindi là ci sta. Ah, di qua, giusto. Buongiorno. Ce ne pigliamo tutti quanti. Vabbè, questo non mi interessa. Sopra si può andare? Sì, ma non si può entrare. Vabbè. Qua dentro anche non si può entrare, ovviamente. Qua sopra si può anche. Wow. Mi ero dimenticato. Stavo facendo la fine dei sorci. Allora, vado a mettere un po' a posto e ritorno
a prendere El Todos. Sì, dopo vengo a romperti anche te. Messo. Ok. Perfetto. Altra roba? Non mi sembra. Ma questi li lasciamo qua come stanno. Ok, andiamo a rompere anche qua. Ok, ci sono solamente questi, giusto? Sì. Che sinceramente non mi interessano. Quindi li lasciamo qua come stanno. Va bene, questo è quanto allora. Eh sì, perché di qua non si può andare. Di là in fondo abbiamo già visto. Sì, abbiamo già visto tutto. Ok, abbiamo già visto, dai. E quindi nulla. Ok, possiamo anche andarci. Di qua abbiamo visto. Sopra abbiamo visto. E niente. Va bene. Botti, no, che fai? Bottino raccolto. Anche se il ferro potevo anche risparmiarmelo, eh. Vabbè. Ok, 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 ok. Siamo ritornati fortunatamente a casa. È stata un'avventura, ragazzi. Uscire da quel deserto. Madonna. Ok. Fortunatamente ci siamo. No, a finire di scassare. Oh, mamma mia. Allora. Mutageni. Questi qua. Ci pigliamo tutti questi qua. Il ferro ce lo prendiamo. Perfetto. Andiamo a depositare il tutto. Ah, quello di uranio. Già abbiamo tutto a posto. L'uranio noi ce l'abbiamo sfuso. Uranio, spellega, fusibili. No, mi sa che l'uranio non ce l'abbiamo sfuso. Uranio. Ah, sì, ok. Allora questa me la vado a tramutare in uranio. Andiamo di qua. Mettiamo nella cassettina. Dai. A posto. Oh, un po' di radiazioni, ragazzi, fanno bene alla salute. Che cosa dobbiamo fare più? Ah sì, oggi volevo fare anche un'altra cosa. Vediamo un attimo, perché se è come penso io. Allora, questa qui quanto? 160, ok, ci siamo quasi. Questa 175, anche qui ci siamo quasi. Questa 250, un po' meno. Allora, qua che cosa ci sbloccherà poi? A 64, l'ecosistema, questo è importantissimo. Aelera, ok. Questa qui mi serve, a 6,70 tonnellate. Fattoria di pesci, espositore. Ah, andiamo a fare i pesciolini qua. L'uova di ulani. Ulani, eccolo qui. Ah, il finto plan. Vabbè, dobbiamo per forza andare di là a fare queste cose, dai. Non abbiamo possibilità. Va bene. Ci sta rallentando l'ossigeno. Allora, l'ossigeno, ossigeno, ossigeno. Possiamo prendere. Aspetta un attimo, Allora, a questo punto ci possiamo fare questi. Fagiolo di alberi G3. Perfetto. E ce li facciamo. Ok, mettiamolo. Allora ci serve prima cosa, andiamo a crearli. Quanti di questi abbiamo? 1, 2, 3, 4. Quindi ce ne dobbiamo fare 4. Perfetto. Batteri 1, 2, 3 e 4. 4 di quelli sono 8. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3 e 4. 4 di cortecce, abbiamo detto. Perfetto.
4 di zeolite e 4 di superleghe. Abbiamo spazio per prendere anche queste qui. Aspetta, questo quanto è? 500%. Questo 1200. Questo 450. Abbiamo altro? Noi? Gli alberi? No, mi sembra di no. Mi sembra di no. Questo che cos'è? 450. No, va bene. Ok, andiamo a piantare questi 4 alberi, così almeno abbiamo un bel po' di ossigeno in più. E li pianterei esattamente un po' qua, che non c'è albero. Anzi, andiamo un po' più in là, così almeno non facciamo casini. Allora, abbiamo detto uno qui. Prendi e metti. Uno lo mettiamo lassù. E metti. Un altro lo mettiamo un po' qua. Ah no, qua no, perché almeno questo è il passaggio per andare di là. Ok. Ma anche qua è un passaggio. Allora, mettiamolo qua, dai. Mettiamolo qua. Un altro. Vabbè, lo mettiamo qui. L'ultimo lo mettiamo dove? Ok, lo mettiamo qui. A posto così. A posto. Andiamo a bere, perché qua altrimenti ci moriamo. A posto così. Allora, questo lo leviamo. Andiamo a vedere un po' che cosa abbiamo combinato. Oh, almeno, vedi? Un po' di potenza in più ce l'abbiamo data. Dai cocco, dai, che ci servi. Ma qua abbiamo detto a 160. Siamo quasi per arrivare, dai. 160 e 175.000. Questo qui a 350. Un po' così. Ci arriveremo. Va bene. Allora ragazzi, che cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a vedere qualche altra base sotterranea? Sì, andiamo lì, dai. Dove sta Ciccio Passiccio qua? Qua dietro? Sì, eccola qui. No, ti metto anche il retromarcio. Ah, no, noi siamo senza cibo. Ma sono proprio ignorante io. Vabbè, vado a prendere la roba a casa e torno, dai. Oh ragazzi, abbiamo sbloccato anche il quarzo pulsa. Adesso in poi lo possiamo craftare. Benissimo. Eccoci qua. Porca miseria, tempesta in arrivo. Allora, andiamo a vedere un pochettino il da farsi. Ah, qua già siamo venuti? Ah sì? Forse sì, ma non siamo andati giù. Può essere? Sì ragazzi, qua già siamo venuti allora. E allora è inutile rifare il giro, che qua abbiamo trovato tutto. Allora, e poi anche c'era già la barriera, perfetto. Ragazzi, non mi ricordo più qua in quale altro posto si trova una base interna. Se non vado, ce ne sono altre due da scoprire. Il problema è che non mi ricordo assolutamente dove si trovano. E quindi è un casino adesso andarla a trovare. Allora ragazzi, allora facciamo una cosa. Cambiamo completamente il programma, perché io volevo andare a vedere le basi. Poi vado a vedermi io dove si trovano, perché in questo momento ho amnesia totale. Vabbè, comunque non importa. Ma noi abbiamo fatto qualche altra cosa, sì. Siamo quasi per arrivare al progetto dei generatori di portali, ottimo. E siamo quasi per arrivare a quello che ci serve, il raccoglitore di fauna acquifera. Così possiamo acquatica, acquifero. Questo quant'è? A 6,70 tonnellate. Vabbè, importante che facciamo questo, perché iniziando a fare i pesci possiamo andare dove vogliamo. Ma per esattezza,
Il quarzo, ah, questo si fa, il circuito stampato si fa così: fibra di plastica, azoto, silicio, ferro, alluminio e zeolite. Ma il quarzo come si fa? Eccolo qua: osmio, zeolite, iridio, uranio e metano. Volendo si può anche fare, volendo. Allora, cambiamo il programma, ho detto. Ragazzi, allora a questo punto andiamoci a fare grande così. Ecco, vedete cosa andiamo a fare? Questo andiamo a fare. Volevo fare le api. Eccolo qua. Il raccoglitore di fauna acquatica. Ce ne andiamo subito a mettere. Ah, ok. Ne facciamo due. Abbiamo, dobbiamo prendere due, quattro pepite di bioplastica e due di superlega. No, questa è questa. A posto. E due superlega. Anzi, andiamo a fare anche uno di questo, eh. Guarda qua. Perfetto. Due superlega. Ecco, uno qui e un altro piazziamo un po' più qua. Ovviamente qua usciranno i fitoplancton A come base e poi anche altre cose. Stessa cosa anche di qua. Allora, come stiamo andando qua? Meglio, molto meglio. Ok. Dobbiamo mangiare, perfetto. Cosa possiamo fare qui? 2,50, siamo quasi arrivati anche ai generi di portali. Qua ci servono i quarzi qua. Molti, ovviamente tantissimi li troveremo anche nei delle varie base che si creeranno. Vabbè, anzi ragazzi, possiamo fare una cosa. Invece di andare qui a andare a rincoglionirci a trovare le due basi che ci rimangono, possiamo attendere che si sblocchi questo qui, lo creiamo e poi nel prossimo video andiamo appunto a utilizzarlo. Mi sembra la cosa migliore da fare. A questo punto ragazzi, io vado a creare l'avviare e la serra esterna. Allora, ci serve fertilizzante, questo e questo, l'acqua, ok, che ce l'abbiamo di qua, uno. Ma quanta acqua abbiamo? Ok, andiamo a prenderla, dai. 1, 2, 1, 2, ok. 2 di fertilizzante, però ci servono per 3, giusto? Quindi 6, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, perfetto. E bioplastica ne prendiamo 2 e ci serve 1, 2, 1, 2, ok, 4 di superleghe. Ricordiamoci che abbiamo sempre l'estrattore da andare a modificare, che dobbiamo prendere, mettere i G3. Niente, le api. Le api si fanno con il mutageno, se non vado errato. Si fanno con il mutageno, sì. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Perfetto. Andiamo a prendere le api non comuni, ovviamente. 1, 2, 3 e 4, perfetto, mettiamolo così. Ragazzi, nel frattempo io faccio le api. A questo punto ci sentiamo tra pochissimo. E ok ragazzi, allora ci siamo quasi. Mentre sto aspettando l'ultima ape che si crea, ci siamo quasi. E 1 e 2 e 3. Eccolo, generatore di portali. Eccoci qua, abbiamo sbloccato. Eccolo qua, si crea con un bel po' di cose. Possibile moltiplicatore di energia. Ma tu stai fuori. Vabbè, qua abbiamo tutto tranne che il fusibile moltiplicatore di energia. Ma noi lo possiamo comprare, vediamo un po', eh. Perché gli assi superlega, ok, fusibili. Ah no, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, quindi possiamo anche farlo. E allora facciamolo. Allora a questo punto, scusami, visto che siamo qua. 1, 2
circuitini, le cellule, quelle lì ce l'abbiamo. Che cosa abbiamo? Ah, la bussola. Perfetto, la andiamo a fare subito. La bussoletta, eccola qua. Silicio, magnesio e 2 di alluminio. Facile facile. E vabbè, allora andiamo a mettere giù l'alveare. Anzi no, li facciamo tutti e due, così là completiamo quella linea, ovviamente. Ah, posso così. Alvearino, vieni qua. Da bavino. Ecco qua, perfetto. Ci andiamo a prendere la cellula. La cella, non la cellula, scusate. Posi in cellule, io sono andato a controllare gli estrattori di cose là, laggiù. Ok. E ce lo possiamo anche andare a fare. Lo facciamo direttamente qui? Vediamo se si può fare qua. Speriamo. Allora, mazza. Si va? E vai di Stargate. Qua ragazzi, poi aggiusto io, eh. Sì, però così non è che mi piace, eh. Così non mi piace. Facciamo così. Ok, vabbè, ma non è un problema. Adesso andiamo a prendere un po' di ferro e sistemiamo tutto. Vabbè. Dov'è che stava il buco? Il buco romano, dove sta qua? Ah, a posto così. Ok. Andiamo qui. Il scalettino. Perfetto. Oh, eccoci qua. Il nostro Stargate è pronto. Allora, come si usa? Brevemente. Usa questa macchina per esplorare i relitti sparsi in tutto il pianeta. I portali necessitano di quarzo per essere aperti. Scansiona nuovamente la loro posizione se non ne hai abbastanza. Il livello di rarità indica la rarità del bottino trovabile nei relitti. Il livello di difficoltà indica la complessità interna dei relitti. Tutte le località includono almeno un relitto, a volte anche più di uno. Devi tornare indietro attraversando il portale per mantenere il bottino raccolto. I relitti contengono del bottino unico. Yeah. Allora, scansioniamo. Eccoci qua. Ci troviamo. Questo è quello che fa per noi. Allora, queste sono le posizioni. Questi sono i quarzi che sono necessari per aprire il portale. Questa è la rarità e questa è la difficoltà. 4 su 4 significa che è molto raro e la difficoltà interna di ogni base è aumentata, nel senso che ci troviamo di fronte a un labirinto vero e proprio. Io li ho affrontati 5 rarità e 5 di difficoltà. È un casino per tornare indietro, trovare eccetera, però ci si riesce. Quello che interessa a noi è questa, la rarità 4 e la difficoltà 1. Allora dobbiamo prendere un quarzo quasar, 3 quarzi pulsar, 1 di quarzo magnetar e 2 di quarzo blazar. Si sta facendo notte? Sì. Lo andiamo anche ad aprire? Anche se una volta... vabbè, un'altra volta sto bug. Cioè, ma è possibile? Si è buggato di nuovo? Bene. Bravo. Va a cagare, va. Andiamo a prenderci una roba da qua dentro. Ecco qua. Fitoplancton B, C e A. Quelle che serve a noi per creare i pesciolini. Vediamo un po' qua che cosa abbiamo preso. C, B e A. Ok. Io poi mi sistemo meglio.
Andiamo a prendere l'ape. Allora, abbiamo detto che ci manca Phytoplankton C, mutageno G3. Ma lo possiamo creare già? Non mi ricordo. Mi sembra di sì, però, eh? E fertilizzante. Comunque, qua dentro. Aspetta. Quale? C? Ok. C. Fertilizzante. E andiamo a vedere se abbiamo sbloccato a questo punto il mutageno G3. Ma non mi sembra, però, eh? Ah, no, l'abbiamo fatto. Campioni batteri. Zolfo e azoto. Lo possiamo fare tranquillamente. Vai così e vai così. Ok. Ah, devo sistemare qui. Solo che io adesso mi trovo un po' alle strette. Va bene. Allora, dobbiamo prendere un altro di questo. Ok. Dobbiamo andare da questa parte di qua. Ci ampliamo. Cosa ci ampliamo? Le melanzane o qui tutte e due? Ma facciamo uno e uno, dai. Così non si fa male nessuno. Dove sta? Qua. Vai dietro, grazie. Grande così. Facciamo melanzana e fagioli. Oh, eccolo qua. Pulani, eccola qui. Ce ne facciamo un'altra? Ah, direi di no. Ecco, l'ecosistema è perfetto. Questo è buono. Facciamo così. Uno, due e tre. Allora, uno ci scriviamo Phytoplankton C. Phyto A. Sembra una bruttissima parola, Phyto. Phyto B e Phyto C. Perfetto. Oh, altre uova, attenzione. Aelera. Questo è B, mi sembra C. Il B qui e questo qui. Perfetto, vedi? Vediamo un po'. Ale. Questo si può fare benissimo. E lo facciamo, e lo facciamo. Facciamo C, 1, 2 e 3, giustamente. Ci facciamo un altro di questo. Sì, lo possiamo fare. Oggi facciamo un bel po' di biomassa, eh? Ok. Madonna, ogni volta è una botta. Sì, lo so. Vai. Ok, mi serve un altro di questo. Allora, fertilizzante G2. Larva non comune. Alga. Acqua ce l'ho. Ok, larva non comune. Che sta di qua. Ah, comune, non quella non comune. Madonna, che giro di parole. Ok, andiamo fuori. A sistemare. Questa qui la possiamo anche mettere fuori. Sinceramente, fuori casa. Perché non ci dà fastidio. Però ovviamente vicino alle trivelle no. Ce la possiamo mettere dove? Vediamo un po'. Magari qui, dai. Vediamo. Qua, perfetto. Tranquillo qui. La miseria, vero? Veramente? Aiuto. È grandissimo. Non me la ricordavo così grande, sinceramente. Allora, vabbè, mettiamola qua. E come vedete, qui abbiamo tutto l'ecosistema. E qui, ragazzi, uscirà ovviamente delle larve. Non si sa cosa uscirà. È random, ovviamente.
A volte quando ci ho giocato io sono uscite anche quelle rare. Però, come si dice, è a colpo di fortuna. Olè, guarda qui che bei pesciolini. Ok, ce ne facciamo un altro. Ok, vai così. Guarda qui, fatti bene però, Wow. 800% di animali. 800x800 per 3,50 e 2,50. No, 2,50 e 2,50. Non lo so quanto viene. Scusate, sono 500. Volevo dire, non so se è bello fare così. Allora, facciamo così, dai. Facciamo un attimo così. Questo lo metto qua e l'altro lo metto qua. Almeno abbiamo un po' più di varietà. Fatto? Ehi, che pesce è questo? Buio! Madonna, non ho mai visto questo pesce. È bellissimo. Mi sembra un pesce luna, mi sembra. Piccolo, più o meno. Ok, si confonde. Allora facciamo una cosa, Scusatemi, visto che è così, allora qua ci mettiamo il buio, qua ci mettiamo l'ulani e siamo a posto così. Almeno si vedono. Però è bello, dai. Molto variopinto. Peccato solamente due specie di pesci possono entrare. Magari ci facciamo una stanza piena di acquari. Che poi ne possiamo farla, Non qua ovviamente, ma un'altra parte. Va bene, allora. Ah sì, dobbiamo andare a prendere l'altro plankton. Ok, andiamo a vedere nella fauna che cosa è uscito. Oh, attenzione. Penga. L'ape. Ok, così non dobbiamo fare più niente. E Azurae. Ma queste qui si possono poi smantellare e recuperare le cose? Vediamo. Non credo. Ah sì. Wow. Ragazzi, non ci servono queste, quindi che bello. L'ape sì. Larva non comune, no? La larva non comune, se me ne dessi un po', fratello, sarebbe ottimo. Ok, ragazzi, abbiamo l'estrattore di gas G2. Questo è quello che vi dicevo, che possiamo decidere cosa fare estrarre. Ottimo. Allora, vado a mettere a posto un po' di roba. Ho preso anche i quarzi per andare ad aprire. Eccolo qua, il portale. Adesso andiamo a portare. Adesso andiamo ad aprire. Dove sta il circuito e ossidiana, va bene. Vado a prendere i quarzetti, Blazar e Magnetar. Perfetto. E un circuito e ossidiana, se non vale errato. Vediamo. Yeah. Siamo pronti? 1, 2 e 3. È aumentato un altro po', un bel po' lo spazio. Abbiamo 12.035 di moneta terrestre. Forse token, può essere. Vado a bere un altro po'. Vado a mangiare. Perfetto. Andiamo ad aprire il nostro portalone e ovviamente, ragazzi, poi ci vediamo al prossimo video. Come vedete qui sono apparse due pulsanti apri. Noi ci facciamo questo qui. Yeah. Dobbiamo attraversarlo e come uno stargate, appunto, ci condurrà in un altro posto. Lo possiamo lasciare anche così, quindi non vi preoccupate, non succede niente.
quando rientrerete in partita lo troverete aperto. Comunque, noi che cosa dobbiamo fare? Nulla, dobbiamo lasciarci qua. Andiamo a vedere se nel frattempo possiamo abbiamo sbloccato qualche altra cosa. 425. Qua, come stiamo messi? Va bene così. A 22 tonnellate andiamo una bella farfalla serena, che per il momento non ci interessa. Ah, almeno il G2, questo è importante. Ah, qua si tratta già di tonnellate, quindi niente. Vabbè ragazzi, dai, da Mangio 84 è tutto. Io spero che vi sia piaciuto questo video. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. In descrizione trovate sempre il link diretto alle playlist del canale. Noi ci vediamo con The Planet Craft. Alla prossima, ciao a tutti.